E c'è poi Beppe Grillo che dal suo blog attacca la riforma del Senato, un altro passo dice per demolire la Costituzione. Oggi i 5 Stelle hanno chiuso il Roma il tour dedicato alle piccole e medie imprese, con il taglio dei nostri stipendi, dice Di Maio, ne abbiamo finanziati in un mese 400. Sentiamo Rita Cavallo. La riforma del Senato non piace ai 5 Stelle, lo ribadisce oggi il blog di Beppe Grillo, che parla di una riforma dannosa e pericolosa che limita la sovranità popolare e rischia di aumentare la corruzione nel Paese. Un altro passo verso la demolizione della Costituzione è stato fatto al Senato, così si apre il post firmato da Felice Carlo Besostri, avvocato costituzionalista. Una riforma portata avanti in un clima di divisione e lacerazioni politiche evidenti e da un Presidente del Consiglio salito al potere senza alcun mandato dal popolo. Opposizione dura al governo, dunque, ribadita nel giorno in cui a Roma il Movimento conclude il suo tour fra le piccole e medie imprese. Un'occasione per ribadire proposte di legge care al Movimento, come il reddito di cittadinanza, le agevolazioni fiscali per i piccoli imprenditori e un fondo per il microcredito realizzato con le restituzioni sugli stipendi dei parlamentari. Sono già 398 le nuove imprese nate in Italia nel giro di un mese e mezzo grazie ai soldi dei nostri stipendi. Puntiamo ad 8.000 imprese nel giro di un anno che nasceranno, o nuovi progetti imprenditoriali che nasceranno in Italia grazie al taglio degli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Se tutti i politici italiani si tagliassero lo stipendio come facciamo noi, probabilmente avremo una seria politica per le imprese che crea nuovi posti di lavoro. Il vicepresidente della Camera si schernisce sull'investitura a candidato premier del Movimento, ma non perde l'occasione per un botta e risposta a distanza col ministro Boschi, che accusa i 5 Stelle di tifare contro l'Italia. Io tifo per l'Italia, dice, è il governo che tifa e agisce contro gli italiani, come nel caso dell'abolizione di molti esami ospedalieri. Prendono la scusa degli sprechi in sanità per fare cassa, dice Di Maio, se pensano di tagliare la TASI togliendo soldi agli ospedali, io dico già che non ci sto.